La lotta per le investiture. Vediamo che cosa si intende. Lo scontro che avvenne tra papato e Sacro Romano Impero, avvenuto dall'ultimo quarto dell'undicesimo secolo al 1122, riguardante chi avesse il diritto di nominare gli alti ecclesiastici o il papa stesso. Niccolò II, in occasione del Concilio Lateranense del 1059, decretò che la Chiesa non avrebbe più tollerato alcuna ingerenza imperiale o di altri laici nell'elezione del Papa e delle altre cariche ecclesiastiche. Egli stabilì che il pontefice dovesse essere eletto da un'assemblea composta da cardinali nominati direttamente dal Papa. Anche Gregorio VII si mosse in questa direzione. Eletto nel 1073, pensava che fosse necessario riformare la Chiesa perché, secondo lui, dal tempo di Ottone I, ricordiamoci, l'imperatore che aveva il potere di nominare i vescovi conti, questo fenomeno aveva aumentato la corruzione all'interno della Chiesa perché questi vescovi tenevano comportamenti lontani dal Vangelo, scegliendo il potere e le ricchezze. Alcuni di loro compravano la carica religiosa, che risultava essere una facciata rispetto, ai loro obiettivi esclusivamente legati al controllo del territorio. Spesso essi vivevano nel lusso e non rispettavano il celibato. Questi vescovi quindi non erano uomini religiosi, ma persone potenti e fedeli all'imperatore. Pertanto, Papa Gregorio VII disse che solo il Papa poteva nominare i vescovi, perché i vescovi sono uomini della Chiesa. E così, tra queste due figure di potere, Papa e imperatore, nacque uno scontro, appunto, la lotta per le investiture. I due protagonisti più famosi di questa lotta furono Papa Gregorio VII e l'imperatore Enrico IV di Franconia. Il Gregorio VII emise nel 1075 un documento, il Dictatus Papae, dichiarazione del Papa, con cui stabiliva che solo il pontefice poteva nominare ed eventualmente deporre i vescovi e impose alle autorità civili il divieto di nominare i vescovi e di distribuire al clero benefici feudali. Per sottrarsi a queste norme papali emesse nel Dictatus Papae, l'imperatore Enrico IV fece dichiarare ai suoi vescovi tedeschi che l'elezione di Gregorio VII non fosse valida. Il Papa rispose scomunicando l'imperatore. Questa decisione evidenziò la debolezza della struttura feudale. Infatti, alcuni grandi feudatari dichiararono finito il loro obbligo di fedeltà nei confronti dell'imperatore. Per riportare all'obbedienza e all'ordine i suoi feudatari, Enrico IV fu costretto a scendere in Italia per chiedere perdono, il perdono del Papa. Il Papa era ospite a Canossa dalla co contessa Matilde, sua amica. Dubbioso e consigliato dalla contessa stessa, lo perdonò e gli tolse la scomunica. La penitenza per Enrico IV comunque fu dura e umiliante. L'imperatore infatti trascorse 3 giorni e 3 notti in mezzo alla neve, scalzo e vestito da penitente, prima che Gregorio VII lo ricevesse e ritirasse la scomunica. Enrico tornò in Germania, sconfisse i feudatari ribelli e qualche tempo dopo scese in Italia e costrinse Gregorio all'esilio. Ad ogni modo, lo scontro tra papato e impero fu risolto solo qualche anno dopo, nel 1122, con il concordato di Worms, che stabilì che il papa avrebbe nominato i vescovi e l'imperatore poteva concedere ai vescovi di nomina pontificia dei feudi e dei benefici. Questo compromesso sancì il primato spirituale del Papa e quello politico dell'imperatore.